Io faccio 7 km per arrivare in ufficio, ci metto circa mezz'ora. In macchina ci metterei lo stesso, con l'autobus ci metterei un quarto d'ora in più perché dovrei aspettare per 10 minuti un cambio. Quindi per questo mi sono convertito all'uso della bicicletta, che ha dei vantaggi, tipo attraversare dei parchi urbani come questo, per cui posso avere il tempo di meditare sulle cose da fare in ufficio, sulla giornata in generale, cosa che in auto mi sarebbe difficile. E di fare attività fisica come consiglia l'OMS. Quando arrivo al lavoro ho un parcheggio custodito, un invito che faccio a tutte le amministrazioni, al Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, di prevedere un parcheggio custodito, soprattutto in questo frangente dove molti colleghi magari stanno decidendo di cambiare il proprio modello di spostamento e hanno acquistato una bella bici, una pieghevole da portare in ufficio, un'elettrica che deve essere custodita. Per questo è importante nominare, secondo me, in tutte le ARPA un mobility manager, a prescindere da quello che dice la legge, che anche se adesso è cambiata e prevederà presto anche l'introduzione del ticket mobilità, perché è un riferimento per tutte le esigenze dei colleghi. Un esempio che si dà alla comunità di come è possibile muoversi meglio, con minore impatto dell'ambiente e un minore impatto sulla qualità dell'aria. L'altro tassellino che si potrebbe fare, così come stanno facendo altre amministrazioni nel mettere a disposizione nuovi percorsi ciclabili, introdurre le case avanzate e cose di questo genere, per esempio comprare una piccola flotta di bici. E la macchina lasciamola, non dico tutti i giorni, ma qualche giorno. Iniziamo col dire un giorno a settimana vado a lavorare in bici.